La conduttrice di Domenica In vorrebbe condurre un programma insieme ad Alberto Matano. Nel magico mondo dello spettacolo è sempre più difficile trovare due persone che si vogliono bene e che riescono a instaurare una sincera amicizia. Mara Venier e Alberto Matano sono riusciti a riconoscersi in mezzo a mille e a diventare subito amici, complici e colleghi che stimano l'uno il lavoro dell'altra. Lunedì 8 luglio alle ore 23:35 su Rai 1 ci sarà una serata speciale dedicata al premio Biagio Agnes e i due conduttori della manifestazione saranno proprio Mara Venier e Alberto Matano. Come scrive il settimanale di Più TV, durante la serata davanti alle alte cariche della Rai in prima fila Mara Venier ha dichiarato a proposito di Matano: "Ci meritiamo un programma insieme, saranno accontentati". Mara Venier ha sempre visto nel giornalista un suo possibile erede. Mara Venier ha fama presso se stessa di essere una persona empatica, che entra nelle case degli italiani con grande naturalezza e che ha trasformato la domenica pomeriggio nel suo salotto dove invita quasi sempre i suoi amici e conoscenti più stretti. Accorgendosi di ciò, lei ha annunciato che per la prossima edizione vorrebbe avere ospiti che non riguardino solamente la sua cerchia. Nel mentre non ha mai fatto mistero di vedere in Alberto Matano un suo possibile erede, anzi l'unico forse possibile. Come ha ricordato giustamente il settimanale citato poc'anzi, mi piacerebbe dare il testimone ad Alberto, ma è presto, mi dovete sopportare ancora. Infatti nella prossima edizione di Domenica In ci sarà ancora Mara Venier, un noto personaggio ha affermato che lei è l'unica che può gestirla. Premio Biagio Agnes 2024, in onda domani in seconda serata, come detto poc'anzi domani alle 23:35, quindi in seconda serata, su Rai 1 ci sarà la serata dedicata al premio Biagio Agnes, sarà condotta da Mara Venier e Alberto Matano. Come ha ricordato la conduttrice di Domenica In presenta questo prestigioso premio dal 2012, e Biagio Agnes neanche a dirlo era una persona speciale nella sua vita tanto che è stato il suo testimone di nozze. Dal 2016 invece lo conduce insieme ad Alberto Matano. Ormai sono una coppia collaudata, si vogliono molto bene, come hanno raccontato diverse volte, ed è stata proprio Mara a convincere Alberto Matano a fare il grande passo, ovvero quello di convolare a nozze con il suo compagno di una vita. Con Alberto si conosce da anni e ricorda sempre con grande affetto che si capiscono al volo, basta un solo sguardo, e questa complicità forte l'ha avuta solamente due volte nella sua vita, una volta con Corrado durante una notte dei Telegatti tanti anni fa e un'altra con Lamberto Sposini durante La Vita in Diretta.